Bizzarro che sia, mi sono appena alzato e non c'è ancora il sole, quindi si prospetta essere una giornata straordinaria. Pagato l'album, posso prenderlo? Sì. E questa ripresa che poi si vibra, okay, da quella parte, poi va sul cielo, okay, e poi ritorna giù. Questo nuovo video musicale, io spero, ma immagino che sia sicuramente un video magnifico, un video che faccia emozionare. È un percorso della mia vita, nel senso che ho voluto fare questa canzone, era da un bel po' che ci ragionavo di fare una canzone riguardante il mio fanciullo, cioè quando io ero piccolo, perché credo che ogni persona abbia il proprio fanciullo, un ricordo di quando si è bambini, e questo ricordo non deve essere mai abbandonato. Essere bambini nella vita di tutti i giorni, cioè credere nei propri sogni, riuscire a raggiungere quel determinato obiettivo e cercare sempre di essere quel bambino con il sorriso nell'affrontare la vita di tutti i giorni. Quando ho fatto questa canzone ho deciso poi di fare il video, giustamente, un video musicale. Ho chiamato James. James non è solamente un mio carissimo amico, mio collaboratore, perché ormai facciamo veramente tantissime cose insieme, dalla TV, dalla radio e tantissime altre cose, sempre a livello musicale e artistico, e mi trovo veramente in sintonia. Ho voluto continuare il progetto insieme a lui. Occorre dire che questo video musicale possa essere definito diverso da quello che è stato fatto con Rose e Spine, Pioggia e Lacrime. È stato veramente straziante, ma degno di nota, dover restaurare tutte le scene che Jimmy mi ha inviato per quando era bambino, quindi videocamere, le cui riprese sono state realizzate negli anni 99, 2000, anche 98 e 97, perciò il processo di restauro è stato molto impegnativo. Io ero assolutamente ignaro, non ero a conoscenza del fatto che questa foto fu scattata più o meno quando avevo una decina di anni, e fu scattata qui, cioè proprio dove vi sto parlando, che è all'Hotel Sollievo. Questa giornata per me è stata meravigliosa, mi ha portato indietro quegli anni e vivere gli anni in cui ero felice e sono felice ancora. Ho sempre messo nel ritornello un cantante, proprio perché non mi considero tale, quindi per questo è stato veramente molto difficile portare avanti questo progetto, dove ho deciso, dato che era un progetto molto molto personale, ho deciso di cantare io, una delle poche volte, da Stai con me fino adesso, e il ritornello.